Buongiorno, la nostra goccia d'acqua! Oh, la famiglia di Amber e Wade ha un nuovo membro! Finalmente avrò qualcuno con cui giocare! Oh, oh, oh! Amber, no! Wade, prendilo! Oh, no! Fermati! Beh, a quanto pare il nostro piccoletto sa come difendersi! Tale padre, tale figlio! Amber! Ops, volevo solo giocare! Esci dalla stanza! Ma perché? Per colpa tua il bambino è stato in pericolo, vai! Non è giusto! Non l'ho fatto apposta! Loro pensano solo a Wade! Beh, come vogliono! Ah, ma noi dobbiamo proteggerlo! Non volevo fargli male, non l'ho fatto apposta, è che sono elementali! Oh, ho rovinato il cuscino nuovo! La mamma si arrabbierà molto! È meglio nasconderlo! Nel frattempo spero che nessuno lo veda! Amber, tesorino nostro, possiamo entrare? Eccoti qui! Non essere triste, Wade è ancora piccolo! Esatto! È bollente! Mi dimentico sempre di mettere il guanto! Molto meglio! Il problema è che potresti spegnere Wade con il tuo calore, quindi è troppo presto per giocare insieme. Che bambino irrequieto! Si è svegliato di nuovo! Ehi, aspettate! E noi? Passano tutto il tempo con lui! Beh, il nostro Wade ha un bel caratterino! Non piangere, tesorino! Mamma, papà, venite! Shh, silenzio! Dormi, Wade! A loro non importa di me! Non hanno alcun bisogno di me! E che dovrei farmene di genitori che mi rimprovano e ignorano completamente? Si preoccupano solo dell'acqua e si dimenticano del fuoco. Ne ho abbastanza. È il momento di fare qualcosa. Questo vestito è perfetto. Oh, sembra che la piccola scintilla stia combinando qualcosa. Non resterò in questa casa. In realtà non voglio restarci. Troverò dei nuovi genitori che si prendano cura di me. Basta! Wow! Amber e Wade non saranno certo contenti della decisione di questa scintilla. Ma la figlia sembra fare sul serio. Mamma e papà hanno un nuovo bambino. Quindi io avrò una nuova mamma e un nuovo papà. Ora mi vestirò e andrò. Auguratemi buona fortuna. Da dove posso iniziare? Amber, tesoro, riscalda l'acqua. È importante non esagerare, altrimenti rischiamo di avere l'acqua bollente. Fatto! Ora bevi un sorso, tesoro. Che vi avevo detto, hanno bisogno solo di Wade. E io non appartengo più a questa famiglia. Pensavo mi volessero bene. Ma a quanto pare nei loro cuori non c'è più spazio per me. C'è solo spazio per quella pozzanghera. Addio, mamma e papà. Mi ricorderò sempre di voi. Ma cos'è stato? Non lo so. Sto cercando nuovi genitori. Non sono pronto. Non fa per me. Mamma, papà, dove siete? Sembra che il fuoco si sia spento. Non avrei mai pensato che fosse così difficile trovare dei genitori. Nessuno mi vuole. Oh, che male. Calmati. Scusate. Che è successo, bambina? Stai cercando nuovi genitori, eh? Sei adorabile, davvero! Vivrai con noi, d'accordo? Finalmente ho avuto un po' di fortuna! Prendiamo la sua valigia, andiamo, scintilla! E tu tieni il passo! 11, 12 e ce n'è un altro laggiù! Sono tutte le sue lacrime! E conducono verso l'uscita! Oh no, Amber, tesoro! Non c'è! Tutto questo non mi piace! Controlliamo la sua stanza! Sbrigati, Wade! Amber, ci sei? Io guardo da questa parte, tu guarda lì! Ho capito! Tutti i suoi giocattoli sono qui! Amber, ci sei? Nessuna traccia! Ho cercato dappertutto! Oh, tesoro, guarda! Cosa? Gli scaffali dei suoi vestiti sono vuoti! È vero! Non è rimasto neanche un maglione! Non può essere! Se n'è andata! Oh, andiamo! Forza, dobbiamo andare a cercarla! Dobbiamo salvare lei e la nostra famiglia! Hai ragione! Oh, il nostro piccolo fuoco! Ma chi rimarrà con Wade? Risolviamo questo problema con un metodo certo! Ci sto! Sasso, carta, forbici! Carta! Ok, vado a cercarla! Allora vai, tesoro! Un minuto! Riporta a casa nostra figlia! Io credo in te! Buona fortuna! Anche a me servirà un po' di fortuna con il nostro lunatico Wade, vero amico? Senza un marito sarà difficile gestirlo!
ma rafforzeremo la protezione e andrà tutto alla grande. Non piangere, ragazzo mio, papà tornerà presto. Beh, ha funzionato, anche se non per molto. Forse devo rischiare. Vuoi che ti abbracci? Vieni dalla mamma, tesoro. Oh, ops, no, è troppo pericoloso per entrambi. Che posso fare? Ho un'idea. Proverò ad accendere il condizionatore d'aria. Ora la stanza sarà fresca e il bambino non bollirà per il mio tocco. Oh, che freddo! Veramente troppo freddo! Ho reso mio figlio un cubetto di ghiaccio! Devo spegnerlo! E ora devo scioglierlo! Mi dispiace, piccolo! Almeno ora però posso tenerti in braccio! Anche se non per molto! Essere la madre focosa di un elemento d'acqua è più difficile di quanto pensassi! Abbiamo bisogno di un piano! Credo di averlo trovato. Bene, ora il mio calore non ti farà più del male. Oh, ma cos'è stato? Ah, finalmente ho trovato il modo. E ora niente più lacrime. Allora giochiamo. Che ne dici? Cucù, ragazzo mio. Aggiungiamo qualche effetto speciale. Ti stai divertendo, mia goccia di rugiada. Continuiamo a giocare. Dove sei, tesoro? Amber! Oh, vedo dei carboni! Devo guardare meglio! Queste sono le sue lacrime e conducono proprio in quella direzione! Ti troverò, mia scintilla! Spero che tu sia al sicuro! Oh no, le impronte sono sparite! Dove saranno andate a finire? È così arioso e divertente qui! Che sta succedendo? Ti stai comportando male! In questo caso dovrò punirti un po'! Presa! E ora rifletti sul tuo comportamento. Fammi uscire, per favore! È il momento di pranzare! Oh, il mio fertilizzante preferito è l'acqua! Buon appetito, dov'è il nostro fuoco? Amber, è ora di mangiare un boccone! Dan, ma dov'è Amber? Non lo so! Strano! Amber! Mamma! Non possiamo lasciarla affamata! Aspetta, perché sento odore di bruciato! Amber, eccoti! Ma come sei finita lì dentro? È stato lui! Dan! Beh, forse ho esagerato un po'. Ho preparato le mie specialità. Devi essere affamata, serviti pure! Sta morendo di fame! Ah, l'acqua è fredda e triste! Raggio di sole, puoi scaldare il mio piatto d'acqua? Nessun problema, ci penso io, fatto! Grazie, figliola! Perfetto! Adoro l'acqua calda! A me piace il freddo! Oh, Tessa, questo è per te, tesoro! Grazie, amore! Oh, oh! Questo non va bene! Stai bene? Il mio cespuglio! Tieni duro, papà, ti salvo io! Sembra che il nostro piccolo fuoco sia in difficoltà! Nella nuova famiglia niente è come nella famiglia di prima. Questo è troppo, vattene. Tesoro, ma dove può andare? Non mi importa, il suo posto non è qui. Papà Dan ha ragione. Vuoi per caso che bruci tutti i miei fiori? Dovrà cercare un'altra famiglia. Devo decidere da che parte andare. Un attimo, conosco questo fumo. È il fumo di Amber. La mia scintilla ti ha trovata. Papà, mi sei mancato tanto. Mia piccola luce! Oh! Siamo stati un po' incauti ad abbracciarci, ma va bene così, voleremo a casa! Ok, Wade, abbiamo giocato abbastanza, è ora di andare a dormire, va bene, vieni qui! No! Sei così vivace, mio caro, ma devi riposare! Voglio giocare ancora! Capisco, non riesco a prenderlo! A cos'altro possiamo giocare? Ho un'idea e penso che sia geniale! Guarda un po'! Strofino un po' di sapone sulla spugna e voilà! Avremo nuvole di bolle e sapone! Ti piace, mio piccolo bambino? Sogni d'oro, tesoro! Ora ti metterò a letto! Oh, spero di riuscirci! Oh. Aspetta, cos'è quello? Non sembra fumo! Siamo a casa, tesoro! Guarda chi ho trovato! Mamma! Oh, mia piccola scintilla! Ero così preoccupata! Voglio abbracciare mio fratello, farò attenzione! Hai visto? Va tutto bene, nessuna reazione! What? Ma cosa? Com'è possibile? A quanto pare a me è permesso toccarlo! Incredibile! Wade, amore mio, vieni qui! Pensi che sia sicuro? Ok, allora abbracciamoci, eccomi! Ora la nostra famiglia è di nuovo insieme! Mamma, papà, ma voi come vi siete conosciuti? Oh, questa è davvero una bella storia! Non posso credere che vi abbiano fatto questo!
Non è colpa mia se ho una natura così focosa. Perché tutti odiano il fuoco? Che bella giornata. Non per tutti, a quanto pare. Non parlerò mai più con terra. A quanto pare ha bisogno d'aiuto, poverina. Ed è così bella. Quei brutti bulli. Che hai da guardare? Va bene, Wade. Forse è solo un po' nervosa. Bene, sono qui. Oh, gli piaccio. Io sono Wade, e tu? Cosa vuoi da me? Voglio solo che una ragazza così bella non pianga. Oh, oh, non sono bravo a fare il giocoliere. Sei esilarante. E da allora non ci siamo mai separati. Ora basta con le storie, farò tardi al lavoro. Buona giornata. Divertitevi. Oh, ci divertiremo, abbiamo un sacco di trucchetti da provare. Il mio negozio mi permetterà di comprare dei materiali. Quando arriveranno i clienti, nessuno ha bisogno di carbone o di fiammiferi e fuochi d'artificio per una festa. Ma dove sono tutti? Sto iniziando a perdere le staffe. Non si può scherzare con la mia natura esplosiva. Lascerò andare le emozioni negative. Oh, vattene! Ciao! Metti un like, così potrò vendere qualcosa e comprare dei materiali. Fantastico, grazie! Oh, ehi, smettila, Amber! Sì? Hai un aspetto fantastico! Come va, Claude? Vuoi del carbone? Sono innamorato! Accetta questo modesto dono. Non mi serve, ma è dal profondo del mio cuore! Oh, oh, ci aspetta una battaglia elementale! Sono qui per avvertire questo delinquente. Con chi vuoi fare il macio, eh? Perché sorridi? Era solo un semplice gesto di affetto. Ops, sono nei guai, aiuto! Vattene! Oh, che maleducazione! Ciao, amante romantico! Bingo! Oh, wow! Problema risolto, lascia perdere. Oh, ho capito. Non potrai liberarti di me. Lei sarà mia! Lascia a me la falegnameria. È ora di finire il lavoro. Hai bisogno di una mano? No, grazie. Oh, va bene, allora fai tu. Oh, sono esausto. Mi bagnerò un po' il naso. E ora sono pronto. Ha un bel sorriso, a differenza di quello antipatico di Wade. Trullala! Vuoi vedere il mio dispositivo? Boom! Presto la nostra casetta avrà delle pareti. Non rovinarle con il calore. Certo, capo. Ho un piano molto crudele. Vieni qui. Ops, qualcuno avrà una sorpresina. Wade, fallo! Oh, gli archi sono pronti. Che male. Mi riposerò un po'. Io credo che dovrei riscaldarmi, invece. Il crepitio del fuoco è così rilassante, pura beatitudine. Era proprio il momento di rilassarsi. Chi c'è? Fatti vedere, bandito. Tadan! Tu? Ho portato un'arma segreta. Fammi uscire, per favore. Ti sta bene. Darò una rinfrescata al mio cespuglio. Non è terrificante, vero, testa di spugna? Le mie scarpe brilleranno come un diamante. Secondo voi con chi dovrebbe stare Amber? Con quel pesce acquatico o con me? Scrivetelo qui sotto. Ciao ciao amici. È la voce di Claude. Fermo lì. Che ci fai tu qui? Lo dissuaderò da queste malefatte. Oh! Te la sei cercata. Disastro, il mio fondoschiena è in fiamme. Questa è una disgrazia. Che cattivone. Ma come faccio a riprendermi, Wade? Oh, spero che il trucco del secchio funzioni. Mi stavi aspettando, tesoro? Oh, tesoro, ora va meglio. Grazie per il tuo aiuto. Dipingiamo la casa? Ma certo. I bambini adorano i colori vivaci. Un po' di musica ci rallegrerà, andiamo! Evviva! Questa tonalità è uno sballo. Anche la mia. Insieme è più divertente. È vero. Oh, ciao! Senti che bel ritmo, lo approvo. Ah, la vendetta però è vicina. E ora gli ultimi ritocchi. La casa è stata trasformata. Questa sarà una battaglia di arredamento.
Wow, non deludetemi, Blaster. Banzai! Oh no, tocca a te. Ho un'idea. Aggiungiamo un po' di fuoco. Oh, wow. Fantastico, guarda un po', Ember, ci siamo superati. Un sacco di piccoli dettagli carini. La costruzione è finita, vado a controllare l'interno e io decorerò l'ingresso. Le piante aggiungono intimità. Venite con me. Oh, qual è il problema? Si sta scaldando. Non si muove. Oh, non importa, andrai bene anche tu. Ember mi ha toccato. Non lo laverò mai. È così affascinante. Il tuo posto d'onore. Mini piscina. Ottima idea. Dobbiamo solo riempirla d'acqua. Adorabile, vero? Oh, è un'impresa! Pronta? C'è qualcosa lì? Vado subito a controllare. Oh, devo solo annaffiarla. Che schifo. Fatto. Dove eravamo rimasti? I miei capelli erano così folti. Oh! Il pericolo è passato. Facciamo un po' di caldo. Dovremmo stendere delle coperte colorate sul pavimento. Immagina come ci si sentirà comodi qui. Oh, serve un soffitto. Spigliamo velocemente qualcosa. Certo, che ne dici di un po' di tulle? Tappezzare le pareti è stata un'ottima idea. E il resto lo useremo per le tende. Andiamo! Si abbina perfettamente con l'interno. È ora di uscire. Uno scontro tra designer? Perché no? Arrenditi, la vittoria sarà mia. Prendi questo! Nei tuoi sogni! Sei un testardo! Oh, questo sarà utile. Ora le finestre sono al sicuro, belle. Renderemo la nostra casetta lussuosa con questi. Ember mi fa venire le farfalle nello stomaco. Ho intenzione di attirare la sua attenzione. Vedi quel bersaglio, amico Edera, sai cosa fare. L'elemento terra conosce dei trucchetti. Attenzione, cara! Oh! Direttamente all'indirizzo giusto. Vuoi qualche bacetto? Lasciami, sei disgustoso! Salvami, Wady! La mia pazienza è finita, lasciala in pace! Ciao, acqua! Assolutamente no! Prendi questo! Ah, tutto qua? Ops, stavo solo scherzando! Preparati al peggio, burlone! Per favore, non... Oh, santo cielo, sono finito! Povero piccolo Claude! Tutto sembra così grande! Sono diventato un pratino! Yahoo! Il mio eroe! Stupefacente, wow! Oh, bambini! Benvenuti nella vostra nuova casetta! Abbiamo dimenticato un dettaglio importante! Vero, attaccalo! Perfetto! Divertitevi! Passerò qui ogni giorno! Viene direttamente dai nostri sogni! I nostri genitori sono stati bravissimi! Scommetto che non riuscirai a prendermi! Velocità turbo! Piccole canaglie! Acciù! Ho una strana allergia! Beh, divertiamoci un po'! Ok, giochiamo! Lancio io! Questo sì che è un tiro! Sembra che Vicky voglia vincere così tanto che non le importa di giocare sporco. Cosa? Un 2? Oh. È stata cattiva! Ma ci avevo provato così tanto! Hai esagerato? Ben fatto, sorellina! Vinceremo! Ah! Acqua! Calmati! Mi rovinerai il trucco! Questo è per la tua presa in giro e il tuo gioco sporco. Hai avuto quello che ti meritavi. I miei capelli sono bagnati. Non avresti dovuto offenderci. Sai che ti dico? Giocate da sole. Noi ce ne andiamo. Andatevene, ci divertiremo anche senza di voi. Dai, acqua, non prendertela. Lascia che ti mostri qualcosa di segreto, ti piacerà. Ma non dire niente a fuoco e aria. Ora vedrai. Guarda. Questa è la mia stanza segreta sotto il letto. Wow, sembra una vera villa!
Fai attenzione, le liane sono cresciute un po' troppo. Lascia che ti aiuti. C'è molto spazio qui, quindi c'è spazio anche per me. Iniziamo ad arredare la nostra stanza. Hai ragione, rendiamola bellissima. Non abbiamo intenzione di creare qualcosa. Ho un'idea per la pavimentazione. Faremo crescere un bellissimo pratino. Abbiamo solo bisogno di un po' di terra, di semi e un po' d'acqua da parte tua, ovviamente. Non esiste, non sono pronta. Tirchia! Beh, chi ha perso di recente, eh? È stata solo colpa di Vicky. Sì, è vero, ma non fermarti. Bene, questo è sufficiente. E ora innaffiamo bene il terreno. Fatto! Jacqueline, guarda il nostro bel tappeto erboso verde. È ora di iniziare a decorare. Ok, è ora di sopportare le ragazze e continuare a giocare. Ma dove sono finite? È strano, dove saranno andate? Non le ho viste uscire dalla stanza. Quindi devono essere qui da qualche parte. Ma dove? Non riesco proprio a capire. Qui non ci sono. Non è terra quella? Beh, no, in realtà è solo un vaso di fiori. Ma dove saranno finite? Non abbiamo ancora guardato qui. No, qui dietro non c'è nessuno. Bene, basta così. Sto iniziando ad innervosirmi e non è più divertente. No, metti a tacere il tuo fuoco interiore. Ecco, calma e stile, ricordati. Cerchiamo in un'altra parte della stanza. Sembra che la ricerca di terra e acqua si sia trasformata in una vera e propria ricerca. Allora, fuoco e aria troveranno le loro amiche. Non ho idea di dove possano essere. Che c'è che non va nell'armadio? Forse un passaggio? Wow, chissà dove porta questo passaggio! Sbrigati, Vicky, dobbiamo essere le prime a vedere che c'è. Oh, bellissimo! Mi piace molto l'arredamento stile oceano. E io adoro i miei fiori. Vorrei anche aggiungere una bella illuminazione. Farò una ghirlanda in stile nautico. Oh, oh, interessante! È pronto! Voilà! Ora il mio angolo è diventato ancora più accogliente. Anch'io voglio delle belle luci, ma come faccio a farle? Non è difficile, ti aiuto, solo che mi serve del materiale. Materiale? Non c'è problema. Guarda che foglie meravigliose. Ok, ok, ho visto, ho visto. Allora ci attaccheremo delle luci. E ora il tuo filo di luci è pronto. Incredibile, è delizioso. Beh, perfetto. Grazie, acqua. Beh, è giusto pensare all'arredamento della stanza. Ma dobbiamo anche ricordarci di noi stesse, giusto? Così mi è venuta un'idea, farò dei gioielli per me. Hai ragione, che c'è di più bello delle piante? Beh, io preferisco l'acqua in qualsiasi stato. Secondo me è davvero splendida. Sono d'accordo, ottima idea, cara. E ora è il momento di guardare i nostri video preferiti di Oki Toki. Li adoro! Wow, questo armadio è enorme! C'è qualcosa di strano qui. Fuoco, guarda! Credo di aver trovato qualcosa. Non posso credere ai miei occhi! È una stanza segreta! Ed è anche progettata appositamente per i nostri elementi. E ho già un'idea. Comincerò con l'illuminare la mia casa e creare delle luci fatate nel mio stile arioso. In realtà posso farlo anch'io. Oh sì, lascia che ti aiuti. Grazie. Di niente. Questo è per la sicurezza comune. Bene, e ora non resta che attaccare le luci al filo. Beh, che ne pensi, eh? Grazie, hanno un aspetto fantastico. Oh, bene. E anche la mia retroilluminazione è a posto. Con l'illuminazione la nostra stanza sembra una vera casetta. Ho così tante idee infuocate, Vicky. Hai visto il mio puff? Guarda com'è bello. Hai i carboni. E come farai a sederti sopra? Non mi piace. Cos'è che non va? Non capisci? È solo ornamentale. Non ti ci devi sedere. Allora è perfetto. Sei così arrogante, Vicky. Beh, come te. Questi due elementi hanno un bel caratterino.
Bene, la mia nuova manicure è pronta. È molto elegante, il colore è così ricco, semplicemente adorabile. Solo che mi sembra che manchi qualcosa. Dammi un minuto. Ecco, prendi questo, è per te. Wow, grazie Jacqueline, è così bello, lo adoro. Mi fa piacere. E questo è il mio. Ora le nostre dita sono perfette. Eh sì, non ci sono mai troppe conchiglie qui dentro. La mia borsetta dei cosmetici era qui da qualche parte. Oh, eccola, vieni qui, ho bisogno di te. Fantastico, qui c'è tutto il necessario e ora mettiamoci al lavoro. Spero che a Vicky piaccia il mio regalo. Oh, Vicky, ho fatto una cosa per te, ecco, prendi e non litighiamo mai più. Mi dispiace, ok? Sei gentile. Mi piacciono molto, grazie. Io ho portato qualcosa per noi. È quello che penso che sia. Sì, scegli quello che ti piace. Oh, rosso fuoco, naturalmente. Ti sta bene. Certo, è il mio colore preferito. Metti in risalto la tua natura focosa, ma io ne ho scelto uno argentato, lo adoro. La manicure con lo smalto rosso è la migliore. Oh, come vuoi. Sono così stanca di litigare e mi mancano terra e acqua. La vita non è la stessa senza di loro. Portavano equilibrio alla nostra società con le loro nature calme. Sia tutta colpa mia, non avrei dovuto comportarmi così. Oh, la nostra amicizia è davvero finita. Se solo sapessi dove sono andate. Un attimo. Queste foglie appartengono sicuramente a terra e conducono sotto il letto. Sì, c'è un passaggio segreto qui. Devo controllare. Mamma mia, perché mi hai spaventata? E comunque che ci fai qui? E perché sei venuta? Ciao ragazze, sono felice di avervi trovate. Vorrei chiedervi perdono. Abbiamo litigato solo per colpa mia. Avrei dovuto giocare pulito e non ridere di voi. È brutto senza di voi. E ora io e Vanessa abbiamo litigato per la mia manicure. Oh, è tutto così triste. Acqua, stai per piangere? No, no, aspetta Jacqueline, non piangere. Non abbiamo bisogno di un'alluvione. Ragazze, vi prometto che non lo farò più, mi perdonate? Certo, lo faremo. Evviva, grazie. Ora andiamo a prendere Vanessa. Sono così felice che siamo finalmente amiche di nuovo. Bene, andiamo. Ragazze, ci siamo quasi. Benvenute nella stanza segreta. Oh, sono così emozionata. Spero che vada tutto bene. Perché abbiamo litigato? Prima era tutto così bello. Le mie amiche, le mie anime gemelle, mi mancano così tanto. Oh, sono davvero loro. Vanessa, non essere arrabbiata. Niente può distruggere la nostra amicizia. Questo è per te, per tirarti su di morale. Grazie. Ecco, tieni, bevi un po' d'acqua. Ti prego, non piangere, facciamo la pace. Sì, Vanessa, tutti i nostri litigi sono iniziati a causa mia. Ti prego, perdonami. Ah, come posso non perdonarti? Finalmente siamo di nuovo tutte insieme. Dai, fammi vedere le tue unghie. Sono così carine. Ops. Oh. Non volevo. Mi sento malissimo. Aspetta, ho un'idea. Wow, che sta facendo? Ecco, la corona per aria è pronta. E ora provala. Questa è per me. Grazie. Vanessa, sei una vera maga. Farai delle corone anche per noi. Le mie conchiglie preferite, è fantastica. E ora facciamo una bella foto ricordo. Dite elementi. Allora, giochiamo. Sarà la prima a tirare. Che c'è che non va? In realtà non vogliamo giocare. Beh, va bene, forse è un tiro. Dai, prometto che sarà tutto equo. Sì, come diceva la ricetta. Magia fredda, magia bollente. Un pezzo di lava, un cubetto di ghiaccio e salutiamo i nostri telespettatori. Fantastico, batti 5. Oh, che caldo. Che freddo. Sto bruciando. Il calderone magico. Oh, beatitudine. Mercoledì, è ora di andare a scuola. Oggi non vado a scuola. Cosa? Com'è successo? C'è qualcosa che non va nei miei occhi?
Ora Gomez dovrà fare i conti con due figlie disobbedienti. La mia mano sembra fatta di ghiaccio. Hai visto la magia? Guarda cosa so fare. Cosa? Cos'è questo? Ci penseremo più avanti. Andate a scuola. Quale scuola? Fuori si gela. Guarda la finestra. Molto strano, le previsioni erano diverse. Lo sapevo, 80 gradi al sole. Non capisco. Ora tutto ha un senso. Bene, mie care, un altro trucco e sarò io l'ultimo a ridere. Andate subito a lezione. No, per prima cosa rimettete tutto com'era. Avanti, dillo, di abracadabra o qualsiasi cosa tu stia borbottando. Bene, ora va meglio. E ora avanti a scuola. Oh, ciao! Ci inventeremo qualcosa più tardi. Che succede? Ciao! Oh, siete in due! Ho due amiche adesso! Oggi sono vestita in modo un po' troppo leggero. Dovrei mettermi un cappello, però... Oh, e adesso fa caldo! Devo togliermi qualcosa! Silenzio, ora faremo un test! Sono pronta! Due Adams? Cos'è questa novità? Beh, non mi prenderò la briga di indagare. Ecco due test per voi. Tu fai la metà sinistra e tu la destra. Oh, le nostre due mercoledì non se lo aspettavano. Avete 5 minuti. Ok, questo è facile. Questo me lo ricordo. Non pensate neanche lontanamente di imbrogliare. Oh, la signora Wheeler è cattiva. Hai un piano? Penso di sì. Potere della magia fredda! Un'idea fantastica! Enid, aiutaci! Nessun problema! La prima è A, la seconda è B e l'ultima è F! Fatto! E ora consegniamo! Pensava di poterci spaventare! Ehi, calda! Ora tocca a te! Ok! Potere della magia del fuoco! Oh! Che schifo! Ma che cos'è? Lo mangerò più tardi! Avete già fatto? Che velocità! Non avrei mai pensato che ce l'avreste fatta! Oh, ok, potete andare! Via fuori dalla mia aula! Fantastico! Andiamo! Ci vediamo dopo! Ho i biglietti per il cinema, venite! Era da tempo che volevo vedere il film! Beh, allora che stiamo aspettando? Andiamo! Questo è il nostro film, ecco i biglietti! Un attimo, siete in tre, avete bisogno di tre biglietti! Oh, cavolo, tre! Torno subito! Chi è l'ultimo della fila? Wow! I miei capelli sono a posto, vero? Che ti importa dei capelli? Lui è mio! No, è mio! Vieni qui! Si gela qui! Sto bruciando! Ho un'idea! Lasciatelo andare, verrà con me a vedere Frozen! No, verrà con me a vedere Elemental! Ragazze, me ne andrò proprio dove ero diretto e ora lasciatemi andare, d'accordo? Cos'è questo casino? Rilassatevi, non c'è bisogno di litigare! Oh! Accidenti, se n'è andato! È da tanto che aspetti, ho fatto il prima possibile! Ma che ci trova in lei? Forse il colore dei capelli? Non direi, è identico al mio! Oh, che schifo, la bava delle Adams!